Buongiorno, buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno, buongiorno Tommaso. Buongiorno. Beh, oggi Lecce Lumezzane 5-0, oggi commento agile, veloce, anche perché io devo scappare a Roma, che domani mi inizia il conclave, quindi... Hanno accettato il curriculum. Eh sì, domani, che è sta cosa? Attenzione. La fumata, fuma, cos'è? Prove di fumata di conclave. Stiamo facendo già le prove. È bianca, però è bianca, quindi... Grigia. È grigia, quindi non abbiamo il Papa. Non ci abbiamo Papa. Vabbè. Che dice qui? Cominciamo i pizzi. Ah, ecco. Se la fumata è nera non c'è niente Papa. Se sarà bianca e nera, il Papa sarà Antonio Conte. Se sarà rosa o fucsia, il Papa sarà Giovanni De Leonardis, cioè io. Che prenderà nome di Balotello II. Ah, addirittura, quindi il primo è quello originale. L'originale. Va bene. Abbiamo fuma, anche fuma. Abbiamo fatto le prove di questa fumata. Allora, veniamo alla partita, Pierpaolo, risultato sì, 5-0, ma è stato lo specchio della partita o no? Dimmi, capì. Fucsia, allora sarò Balotello II, chiamatemi Santità, va bene. Santità, cosa dobbiamo dire? 5 gol, abbiamo archiviato la brutta parentesi interna col Trapani di lunedì scorso, un po' l'ambiente era rimasto traumatizzato per quanto riguarda quella sconfitta per certi versi in attesa, abbiamo invece visto che questo Lecce è corretto da mister Toma per quanto riguarda l'assetto tattico ha risposto per come ci si aspettava. Il Lumezzane è stato sbaragliato, Lumezzane che ricordiamo non è certo una squadra da poter paragonare al vari Trizium, Treviso, quelle formazioni che navigano a fondo classifica, è una squadra che ambisce ai playoff, dunque il test è stato probante, ovviamente il risultato direbbe tutt'altro, però noi portiamo a casa più che il risultato questi 5 gol la consapevolezza che questo Lecce potrà di nuovo giocarsi la promozione diretta in Serie B e non è poco a distanza di 7 giorni quando tutto sembrava compromesso. Ok, allora Omero, qua veniamo al classico. Omero presentava l'eroe troiano Ettore chiamandolo il domatore di cavalli e torre. Esatto, tratto dall'Iliade. Esatto. Oggi noi presentiamo il domatore di piccioni Tommaso. Anche tu sei troiano? No, o sei Acheo. Acheo. Più Acheo che troiano, va bene. Troiano. No, vabbè, dai, lasciamo perdere. Allora, Tommaso, Pierpaolo ha detto tanto su questa partita, ma diciamo al di là delle considerazioni che ha detto Pierpaolo, è sembrata proprio una squadra nuova, una formazione strana, il centrocampo a tre, manovra fluida. Tu che dici? Io penso che con questo nuovo modulo ci sia stata la svolta, cioè quello che più mi ha colpito è la mentalità della squadra, cioè il fatto di continuare ad attaccare anche quando eravamo sul 3-0, sul 4-0, poi nel secondo tempo c'è stato un calo che può essere anche fisiologico visto il risultato. Però comunque ci sono state tante occasioni da gol, diciamo che se è stata una partita facile, cioè facile fra virgolette, non era per demeriti del Lumezzane, ma anche per meriti del Lecce che dopo un minuto è andato in vantaggio. Esatto. Quindi è stato molto bravo a segnare all'inizio e a mettere la partita in discesa, assolutamente sì. Ma comunque quello che dici tu è giusto, anche perché la manovra è sembrata più fluida. Pochi fronzoli, visto che mancava Chiricò, che è professore di fronzologia applicata. Beh, qualcuno ieri ha conosciuto, chiamiamola, l'onta della tribuna, per scelta tecnica addirittura, non certo per motivi legati alla condizione fisica o atletica. Parliamo appunto di Esposito, di Chiricò e di Tomi. Sono quei giocatori che ultimamente erano finiti nell'occhio del ciclone perché o troppo distratti o troppo fumosi, che non facevano al caso della causa generale giallorossa. Fumosi, no, abbiamo fatto. Non parliamo di fumo. È chiaro. Senti, Pierpaolo, ma gli esterni di difesa, questa coppia inedita, che mi dici? Allora, per quanto riguarda Calombo. Il giovanotto Calombo, è stata una bella conferma. Io lo preferisco più schierato nella linea difensiva che quando viene poi portato a offendere come esterno d'attacco, perché si vede che il ragazzo ancora è un po' troppo timido sotto porta in area di rigore, si lascia un po' intimorire. Invece, per quanto riguarda la fase difensiva, ha una grande autorità, esce bene palla al piede, ha un fisico notevole e sicuramente è una scoperta.
Ah, vabbè, mi sta suggerendo dove abita Calombo, vabbè, non lo in quale condominio. Lui è una bella scoperta. Va bene. Sul fronte opposto abbiamo dovuto adattare il Diniz, che ancora ha dimostrato qualche incertezza, però sicuramente niente a che vedere con la disastrosa prova contro il Trapani, dove un po' tutti sono andati in bambola. Ieri si è ripreso qualche voto in pagella anche il buon Diniz, ma ripeto, è stata tutta la squadra che ha fornito un'ottima prestazione corale. Quello che non si vedeva da tanti mesi, probabilmente, dal girone d'andata. Il Lecce ieri ha giocato la squadra. Anche perché tornando su Calombo, non dimentichiamo che ho dovuto coprire Kirilov, che è un miglior giocatore che era il migliore del girone A. Poi Falco è sembrato un altro ieri, no? Che Falco dite? In quella posizione rende al massimo. Sicuramente l'abbiamo rivisto anche lui sui livelli di inizio campionato, quando puntava l'avversario e lo faceva ammattire. Ieri abbiamo giocato in nuovo. Si è giovato di una assenza, come abbiamo sottolineato ieri in sala, in tribuna stampa allo stadio di Via del Mare, perché evidentemente quando viene schierato esterno insieme a Chiricò soffre un po', non voglio parlare di dualismo, ma di questa posizione, questo assetto tattico con questi due esterni, con questo 4-2-4 troppo sbilanciato. Lui è costretto a recuperare, non può fare il solito gioco, come si dice, del cantare e portare la croce. Ieri davvero le ha provate in tutti i modi per andare a segno, si vede che gli manca il gol, lui è un attaccante, però si è messo al servizio dei compagni, è stato una spina nel fianco per il povero difensore del Lumezzane, che alla fine è uscito col mal di testa perché veramente gli sfuggiva da tutte le parti. E se noi recuperiamo il miglior Falco, questo tratto di campionato, l'ultimo che ci separa dalla conclusione della stagione, potrà vedere sicuramente Falco protagonista. Esatto. Allora, noi dobbiamo, giustamente mi ricorda Gavino col pizzino, dobbiamo salutare Carmen, che è andata a farsi i raggi. Non lo sapevo. I cerchioni e il manubrio li teneva già. Ah, perfetto, quindi a farsi i raggi. Salutiamo Carmen. Carmen che ci ieri manca, che dice deve andare al Giro d'Italia. Si sta preparando per il Giro d'Italia, ecco, abbiamo detto ieri questo. Gavino, appena l'ultima sostituzione del Lecce, quando è entrato in campo D'Ambrosio, non ha potuto fare altro che girarsi e osservare Carmen stasera. È vero. Le lacrime agli occhi, lo ha rivisto in campo di nuovo. Carmen che si è illuminata di al solo annuncio dello speaker, della speaker. Rientra in campo D'Ambrosio, lei è andata in brodo di giuggiole. Allora, Tommaso, dimmi qualcosa di questo centrocampo a tre, ti è piaciuto? Che poi era un centrocampo a tre che a volte diventava poi a 4, a 5, a secondo del... Esatto. A me è piaciuto molto come centrocampo, perché abbiamo visto che la squadra di ieri è stata molto più corta, è stata molto più compatta. Memo Sciai e Giacomo Mazzi tornavano spesso indietro ad aiutare in difesa, andavano spesso in fase anche di impostazione, per cui facevano da collegamento tra difesa e attacco, che è forse quello che è mancato con il Trapani. A parte i primi 20 minuti col Trapani abbiamo visto una squadra troppo lunga, troppo staccata, per cui secondo me il centrocampo a tre ha portato i suoi frutti, al di là del risultato, proprio anche come gioco, come abbiamo visto un gioco molto positivo rispetto. E quindi tu andresti avanti con questa formazione? Io manterremo quegli esclusi di ieri fuori dalla formazione, anche se sono esclusi, esclusioni importanti, cioè stiamo parlando di Piadi, di Cevantoni, di Esposito, di Chiricò. In difesa manterrei gli stessi titolari di ieri. Chiricò secondo me è un giocatore di base con un'ottima tecnica, che però deve perfezionare, diciamo, il gioco di squadra, deve mettere al servizio della squadra, ecco, diciamo che questo per adesso è il grosso limite. Se di Chiricò, perché i numeri ce li ha, non è che il ragazzo non l'ha dimostrato, ha fatto gol da centrocampo, ha segnato tutte le posizioni, però tecnicamente deve maturare, tecnicamente i numeri ce l'ha, giusto, però. Sentiamo Gavino. Curiosità. C'hai una curiosità? Da tempo. E questa effettivamente è tutta l'Italia che se lo chiede, finalmente dobbiamo dare questa risposta. Cioè, cosa fa Federica Pellegrini quando non si allena? Che è? E io non l'ho letto, però. Non c'era da leggere, vabbè, lasciamo stare quello che fa Federica. Si allena a suonare. Allora, questo l'abbiamo detto, lo possiamo cancellare. Abbiamo in settimana ascoltato questa notizia che viene dal Nord Africa: pena di morte per 21 tifosi
e 5 ergastoli. Pierpaolo. Beh, questo è davvero clamoroso. Se noi andiamo a valutare quello che succede nel vecchio continente, ma anche in altri, come il Sud America, dove non è raro che ci scappi il morto in manifestazioni sportive, vedere i due pesi e due misure davvero lascia esterrefatti, perché non dico che si debba arrivare addirittura alla pena di morte, anche se in quello specifico ci sono stati 75 morti durante un incontro di calcio con evidentissime responsabilità delle forze dell'ordine. È altrettanto vero che non si può sempre essere accomodanti e far finire tutto con situazioni, con decisioni palliative, quale si è dimostrata per esempio la famigerata tessera del tifoso, uno strumento che si è rivelato fallimentare, perché inutile, grazie a Dio, certo, non si registrano morti all'interno o fuori degli stadi, certo, però certo, è altrettanto vero che come misura per arginare il fenomeno non si è vista, se non nella misura di aver svuotato gli impianti sportivi. E fa riflettere. Ma come parla questo? Parla benissimo, quasi quasi lo facciamo papa a lui anziché Camerlengo. Allora, apriamo la sostanza. D'accordo, Tommaso. Sì, no, Tommaso è d'accordissimo. So che abbiamo già parlato prima. Tommaso, allora, apriamo così un flash sulla Serie A. Crisi di Napoli, Lazio, Inter. Oramai la Juve a più 9. Campionato finito, secondo te? Non lo chiedo a lui perché lui è juventino. Rispondi tu che... Nel calcio non è mai finito, però il vantaggio comincia ad essere pesante. Secondo me, al di là dei meriti della Juve, anche per l'inferiorità degli avversari. Sì, anche perché poi mi sembra poi che la crisi del Napoli, per esempio, coincida con la crisi di Cavani. Si è bloccato Cavani, non segna più nemmeno sul rigore. Le voci di mercato che distraggono tutto l'ambiente, cominciando da Mazzarri, che è più impegnato eventualmente. Beh, è stato il primo Mazzarri, no? Ad aprire ogni anno. È sempre lui quello che mette in fibrillazione i tifosi partenopei, e anche quest'anno non si è smentito. E poi c'è anche questa sirena estera di Cavani che è tentato proprio nel momento in cui lui stava probabilmente disputando il miglior campionato da quando gioca in Italia. Segnava gol a Caterve, aveva una media stratosferica, era un giocatore per cui De Laurentiis era pronto a chiedere cifre esorbitanti. Ultimamente si è un po' perso e il Napoli ne ha risentito, con un Milan che addirittura è arrivato a insidiarlo. E per la Champions tu vedi che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, un cinguettio alle spalle. Mena, che dobbiamo dire ancora tante cose. Vabbè, parlami d'amore, Mario. Allora, vabbè, quindi per la Champions Milan e Fiorentina tu le vedi bene. Beh, la Fiorentina, ha fatto un grande campionato. Anche lì con Montella in panchina c'è stato quel quid in più che ha permesso a questa formazione di arrivare in posizioni insperate all'inizio stagione. Anche perché non dimentichiamo che è una squadra totalmente nuova, quindi ha fatto un gran lavoro. Giocatori giallorossi, che conosciamo bene. Con Tomovic e Quadrado, la Fiorentina. La Fiorentina, le scarpette buone. Fatte in casa. Allora, mentre il Palermo continua a cambiare vengono, tornano gli allenatori. Pare che proprio in questi minuti si decida di nuovo il futuro di Zamparini, diciamo così. Vabbè. Non so più a che sonero. Non so più che cosa si spiega. Beh, si spiega con quel presidente Gavino. Un presidente che ha mandato via 4 allenatori in una sola stagione, che si è privato anno dopo anno dei pezzi pregiati, ha mantenuto soltanto qualche giocatore che all'epoca faceva la differenza, uno su tutti, il nostro Fabrizio Miccoli, che ultimamente è ovviamente per questioni anagrafiche è in fase calante, non può bastare per giustificare stagioni al vertice come sono state quelle di qualche anno addietro. Il Palermo paga questa gestione scellerata, paga queste scelte incredibili di Zamparini, che è vero che sarà ricordato come il presidente che ha fatto piazzare il Palermo nelle migliori posizioni della sua storia in Serie A. Ma è pur vero che vedere una squadra che ha giocato in Europa solo 2 stagioni fa all'ultimo posto in classifica lascia davvero interdetti. Come si spiega l'esploit del Casa Masella? Non sforzare la voce. Allora, veniamo al quiz. Dovevi dire qualcosa sul Palermo? No, lasciamo il Casa Masella. Aspetta, diciamo prima, diamo la risposta al quiz perché tutti si chiedono chi ha vinto. Allora, il quiz della scorsa settimana era: perché Pierpaolo usa le bretelle verdi? Era questo il quiz. La risposta è: per tenere sui pantaloni. Quindi la risposta è... E l'hanno indovinato. Abbiamo un vincitore, io ho perso la marmitta della mia moto e la devo smontare. Michele che salutiamo, Michele, da Gemona del Friuli. Seguendoci conosce Michele ormai. Ha vinto la marmitta, te la spedirò a casa, Michele. Così. Quindi abbiamo... Senti Pierpaolo, parlaci un poco di queste Noi Lecce. Quali sono le iniziative, che cosa
si sta mettendo in pentola. Tre secondi per spiegare innanzitutto che cosa è Noi Lecce. Noi Lecce è un'associazione che si è costituita quasi un anno fa, stiamo per festeggiare il primo compleanno. Si tratta di un gruppo di tifosi che, amareggiati, avviliti per quanto abbiamo vissuto nello scorso torneo, soprattutto alla luce delle situazioni che si sono poi vissute in estate, hanno deciso di unirsi in questa associazione per riportare entusiasmo intorno alla formazione giallorossa. Alla squadra, certo, certo. Questa associazione è composta da gente comune, da semplici tifosi, da professionisti. Lo stesso Gavino ha fatto parte fin dal primo momento di questo gruppo, un gruppo che è cresciuto nei mesi e che si sta ora impegnando, proprio alla vigilia del festeggiamento del suo primo compleanno, in un progetto che è molto importante, e non lo dico perché ambizioso e rivoluzionario, verso il quale poi si stanno anche rivolgendo le attenzioni dei signori del calcio italiano, perché se è vero che va rifondato dalla base tutto il sistema, lo stesso sistema, spaventato dall'onda anomala chiamata Beppe Grillo, capendo che si rischia di essere travolti, qua satira politica, è satira politica, sta cercando di aprirsi a quelle che sono le istanze dei tifosi. E allora cosa c'è di meglio che affidarsi a chi questo lavoro lo fa da tanti anni e con successo nel resto d'Europa? Noi siamo prossimi ad affiliarci ad un'associazione che si chiama Supporters Direct. È un'associazione che ha interessi in Germania, Inghilterra, Francia, in diverse nazioni del vecchio continente. Cosa succede? Si tratta dei cosiddetti trust, questi gruppi di tifosi che in alcuni casi, soprattutto in Germania e Inghilterra, dove il programma va avanti da tanti anni, sono nella gestione delle proprie società, dei propri club. Okay. Dobbiamo hanno membri nel consiglio di amministrazione e abbiamo fatto un incontro a Roma dove i vertici italiani si sono detti pronti ad aprirsi a queste richieste dei tifosi. Noi dobbiamo chiudere adesso perché il regista mi fa segno di chiudere. Noi chiudiamo solo con il quiz, perché lanciamo il quiz della prossima settimana, che è il seguente: cosa fa Boateng quando non si allena? Va a trovare fa Federica Pellegrini, non sa maestro. Noi ci rivediamo lunedì. Ciao Pierpaolo, ciao Gavino, ciao Tommaso, ciao a tutti.